Pampanga, ragazzi, siamo qui a Miyajima Station. Non so se si vede, bellissimo, bellissimo, guardate qua, guardate qua. Oh, oh mio Dio, oh mio Dio. Ci siamo alzati alle 5:40, infatti abbiamo delle facce stanche come pochi. Ci sono bambini giapponesi che mi guardano male, guardatelo, adesso lo riprendo. Ok, comunque io e la rossa, che non si vuole far riprendere, oggi andremo a Miyajima, dunque prenderemo il battello che ci porterà in quest'isola fantastica piena di boh. Stiamo partendo, ragazzi, siamo appena saliti sul traghetto, guardate qua, ci stiamo muovendo in questo momento. Wow, eppur si muove la rossa, eppur si muove. Siamo arrivati a Miyajima, ragazzi, e dietro qua subito spunta il gym in versione statua. Ovviamente mi hanno fatto già la statua in versione samurai, cioè nel senso c'è un sole da paura, però c'è freschino, c'è freschino perché la rossa ha le dita congelate. Tra poco le staccherò per mangiarmele come i ghiaccioli e adesso ci dirigeremo alla porta rossa. Ma ciao! Si incazza e mi dà tipo una cornata anche con le corna che non ha e mi uccide qui all'istante. Sì, ma sì, un po' più... dai, mangi continuamente... fai qualcos'altro, no? Micio, 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 micio. Micio, 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 micio. Niente, mangia. Continua a mangiare. Vieni da papà, dai. Dai, su. Cagami però, sei in diretta con milioni di persone. Non mi caga. Queste rosse che riprendono cose. Io li disturbo. Comunque dietro di noi abbiamo dei negozietti di souvenir, come potete vedere, che vendono tutte cose tipiche giapponesi e niente, ragazzi, qua si respira un'aria di mare, di oceano, di isola, ed è veramente straordinario. Sembra di essere in un'altra epoca, cioè case vecchie, tipiche giapponesi, come dico sempre. Insomma, è veramente uno spettacolo. Andiamo avanti, vorrei sapere cos'è. Ah, abbiamo notato una cosa, ragazzi, che sono sbarcati tipo 850 studenti ed è bello, ed è veramente bello, perché noi nelle gite, sai, andiamo tipo a Bologna, a Parma, a Milano, e così, e loro vanno tipo dalle isole disperse, dalla Corea, fino qua in Giappone, ed è bellissimo, davvero bellissimo. Oh mio Dio, si intravedono templi bellissimi, ragazzi, che adesso ovviamente vi farò vedere tramite immagini. Sempre se non mi prendono sotto, qua altri negozietti, ve lo faccio vedere così, bibite e basta. Ok, ragazzi, siamo appena arrivati su a prendere la funivia. Dietro di me c'è la funivia. In tutte le città normali la funivia di solito è situata bassa, no? Qui a Miyajima no. Abbiamo dovuto scalare il monte Misen. L'Everest, praticamente, esatto. 8 km di scalata infinita, praticamente in mezzo al ghiaccio, che siamo bianchi cadaverici, le dita che non le sentiamo più, per prendere la funivia che ci porta in cima. Cioè, allora, il senso, mi dici il o senso. O ci porta giù, non lo so. O ci porta giù, perché adesso può darsi che ci porti giù. Cioè, non lo so veramente. Comunque, stiamo veramente congelando. E niente, adesso prenderemo la funivia, vi farò vedere un po' le immagini, eccetera, eccetera, e basta, morirò congelato. Poi mi venderanno a pezzettini di ghiacciolo sicuramente la gente, i turisti che passano. Oh, si va a prendere sta funivia. Vediamo com'è. Si va a 535 metri di altezza. Oh mio Dio, oh mio Dio, che cabinette bellissime. Guardate che figata, ragazzi. Sono piccolissime. Arigato. Siamo dentro, sorry. Ragazzi, sì. Oddio, aspetta. Quanti chili posso portare? Ah, queste rosse.
Sì! Si va, ragazzi! Si Oddio! Parte! Ma quale si parte? No, non ce la so, non posso guardare! Guardate! Verso il sole ed oltre! Guardate! Sì, qua! No, è bellissimo! Cioè, oh mio Dio! Oh mio Dio! Guardate, ragazzi, che spettacolo! Che spettacolo! Vediamo se si riesce a fare uno zoom. Non si riesce a fare uno zoom tattico. Ok? Allora, parliamo delle funivie giapponesi per la rossa. Il massimo peso sopportato sono 1 kg. Dunque si cadrà a pezzi. Perché la rossa, sto dicendo queste robe qua perché la rossa è terrorizzata, bestia. Non ha mai preso una funivia. Invece io, abitando a Bolzano, ovviamente ne ho prese a valanghe. A valanghe. Non ho paura. Oh mio Dio. Wow. È bellissimo. Guardate. Siamo parecchio alti, saremo tipo 40 metri d'altezza. Vediamo se ve lo faccio vedere, sì, 40 metri d'altezza. Da qua sopra, ragazzi, la vista è ancora più affascinante. Peccato che ho messo l'obiettivo grandangolare quando prima avevo l'obiettivo normale. E dunque, non vedrete niente, però in fondo lì, eccoli qui, qui è Hiroshima. Qui, questa isola ovviamente è, come ho detto prima, Miyajima. Guardate. Bellissimo. Sì, siamo arrivati, ragazzi. Un po' di sballottamenti, un po' di velocità assurda. Siamo appena arrivati in alto, ragazzi. Che bella cosa, che bella cosa. Adesso ci siamo accorti che bisognerà prendere un'altra funivia che ci porti dall'altra parte, vedete? Che lì c'è un'altra funivia. Cioè, qui c'è un'altra funivia. E lì si va nell'altra montagna ancora più alta. Bellissimo, però è stata un'esperienza da fare. Dunque, se passate per Miyajima, fatela assolutamente. Eccoci qua, ragazzi. Sopra c'è una vista mozzafiato, mozzafiato, quelle isolette lì. Vediamo se riesco a fare uno zoom. Stupende. Poi abbiamo Hiroshima tutta da quella parte lì, come potete vedere. Quella lì è tutta quanta Hiroshima. Cioè no, stupendo davvero. Aspetta che vi faccio vedere anche da questa parte qua. Wow. Wow, wow, wow.